You ass. Come here, ass. Sono molto contento di essere qui con voi stasera in questo tempio della risata, no? Molto bello essere qui, avere un posto in cui poter dire minchiate in sicurezza, perché io comunque tendo a considerarmi una persona simpatica nella vita e a volte cerco di espletare questa mia simpatia anche in luoghi non consoni, cioè tutti gli altri. Io ieri sera ho steso i panni ad asciugare e stamattina mi sono svegliato col citofono che suonava e era la signora Mangano del piano di sotto che mi ha citofonato tutta arrabbiata dicendomi che aveva trovato un fantasmino sul balcone e le ho detto che paura. Lei non... No. Lei non ha reagito così, ecco. Però appunto, lo faccio in continuazione, la storia più simbolica di questa cosa è stato un po' di tempo fa, ho provato a essere simpatico durante un'apericena, che non è un posto per essere simpatici. Per chi non sapesse cosa sono le apericene, sono questi eventi frequentati da gente che si chiama Tancredi. Non so perché è così, ma è così. Ero a questa apericena, c'era questo tizio, non mi ricordo come si chiama, lo chiameremo Tancredi, mi stava sul cazzo, ok? Era una persona fastidiosa, era uno che studiava ingegneria del management, del design, dell'ingegneria del management. Suo padre era ricco, ok? Non me lo ricordo, mi ricordo solo che probabilmente era di qualche paese della provincia, perché parlava in questo modo, no? Avete presente quegli accenti che senti mentre stai dando un esame all'università e il professore fa una domanda un po' matta e dietro di te senti: ma questa cosa quando l'ha spiegata? Io me le registro le lezioni, non l'ho detta mai. Questa cosa così. Quegli accenti di quei paesi che si vantano del pane buono. Ok? Gli stessi paesi dove tendenzialmente i tuoi genitori sono cugini, ecco. C'era lui. Mi ricordo solo una cosa di Tancredi, perché la diceva in continuazione, che era: mio nonno è partigiano. Che è una cosa meravigliosa. Per tuo nonno, tu sei Tancredi, un coglione, ok? Insomma, eravamo in questa pericena e a un certo punto una ragazza dice una frase che mi fa sempre scattare un campanellino, che è quella: i cani sono meglio delle persone, ok? E io penso, è il mio momento. Andiamo a essere simpatici. Quindi vado lì e incalzo subito con i dinosauri sono meglio delle persone. Ed ero pronto ad argomentare. Se non fosse stato per Tancredi, mio nonno è partigiano, quello lì, che sente il bisogno di interrompermi per dire: che minchia dici? Ora hanno scoperto che hanno le piume e fanno ridere. Brutto pezzo di merda. Testa di cat maledetto, quel partigiano di tuo nonno e quei cugini dei tuoi genitori. Due parole sui dinosauri, ok? Quello che non ho potuto dire a Tancredi. I dinosauri, ok, seguitemi. Dinosauri, specie dominante sulla Terra per 85 milioni di anni. Per 85 milioni di anni c'era questa... Questa cosa è basta, ok? Homo sapiens, noi siamo qua da 200.000 anni, scarsi. Siamo tipo a livello tutorial, ok? Quindi con quale arroganza, con quale barbaro coraggio mi viene a dire che con le piume fanno ridere? Tu, Homo sapiens, che hai i peli sul culo, che quando fai la cacca ti rimane un po' appesa, così con le piume non succede questa cosa, ok? Tra l'altro, allora, dinosauri, specie dominante sul pianeta Terra per 85 milioni di anni, sono estinti 64-65 milioni di anni fa per un errore di percorso, meteorite, cambiamenti climatici, abbiamo perso i dinosauri. Homo sapiens, siamo qui da 200.000 anni e ci stiamo estinguendo perché ci piace la plastica. Ci piace un fottio la plastica, la mettiamo dappertutto, ci avvolgiamo le merendine, ci copriamo i bambini, non so chi è che copre i bambini con la plastica, forse solo io. Stai all'asciutto, no, scherzo. Di cosa è fatta la plastica? La plastica è un sottoprodotto del petrolio, carburante fossile. La plastica è un sottoprodotto della fossilizzazione dei dinosauri. Sono estinti da 64 milioni di anni e stanno vincendo loro.
Non lo capisco. Ci stanno uccidendo. Ci stanno uccidendo uno alla volta, partendo per qualche motivo dalle tartarughe con le cannucce, non so, quelle strane rivalità ancestrale di questa cosa così. E noi nel frattempo siamo dammi più plastica, avvolgimi nel cellophane e sculacciami con questa foto plastificata di Greta Thunberg. Tra l'altro, piccola parentesi su Greta, lo sapete che Greta Thunberg ha fatto un documentario un paio d'anni fa, I Am Greta, un documentario sull'inquinamento da plastica, che al cinema ha incassato tipo 3,41 milioni di dollari, ok? Che sembrano tanti, ma in realtà sono pochi, soprattutto se li paragoniamo agli 1,17 miliardi che ha incassato Jurassic Park. Ci stanno battendo anche nell'intrattenimento.